Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Conoscete questo strumento? Ce ne sono di varie forme e vari tipi. Questo si chiama kazoo e serve per giocherellare con le note e lo usano per fare alcuni assoli in alcune canzoni. Eccetera. Vediamo però come si può utilizzare per la voce. Cantare in libertà. Sicuramente conoscerete già il bubble, che è un esercizio che serve per riscaldare la voce, ed è questo qui. È un esercizio che serve per fare i passaggi della voce dal petto alla testa e così via, senza, diciamo, senza utilizzare mai la gola. Quindi si fa in modo semplice. Si mettono le dita qui per ammorbidire un po' la bocca, quindi per essere più rilassati possibile. E quindi questo esercizio noi lo possiamo utilizzare legare ai vocalizzi. Per esempio, uno molto famoso è questo. Eccetera, e così via. Torniamo al kazoo. Mi sono accorto che utilizzando questo piccolo strumento per giocare un po' con le note nei vari concerti, ho visto che la voce sfruttava lo stesso principio, cioè immettere aria con il suono e senza sforzo in pratica. Perché se noi soffiamo nel kazoo semplicemente non avviene nulla, mentre dobbiamo, diciamo, parlare dentro. Ciao, tutto ok? Quindi? Siamo noi che pilotiamo le note. Eccetera. Quindi sfruttando lo stesso principio, ho provato a fare degli esercizi anziché con il bubble, utilizzando il kazoo in questo modo. Quindi il kazoo rispetto al bubble è più preciso, cioè se noi commettiamo un piccolo errore, con il kazoo si sente di più, mentre il bubble tende più ad impastarsi insieme ai suoni. Questo è un metodo che io ho pensato di attuare un po' di anni fa, quindi ho comprato un po' di kazoo e li ho regalati ai miei allievi e stiamo utilizzando questo strumentino per riscaldare la voce prima di cantare e vi devo dire che davvero funziona. Anzi, in alcune canzoni, se voi avete delle difficoltà perché magari sono troppo alte, provate a sostituire per un attimo il testo e la canzone cantandoci con il kazoo. Ne so. Provate a fare queste parti alte e vedrete che con il kazoo riuscirete a migliorare la vostra voce. Poi piano piano capirete dove sta risuonando la vostra voce e quindi piano piano lo utilizzerete solo per capire quello che dove dovete portare la voce e quindi riuscirete a fare poi le acuti e tutto il resto. Io mi trovo molto bene. Inoltre, se noi vogliamo essere sicuri di utilizzare una voce di testa, ad esempio, nel momento in cui noi tappiamo a un'estremità il kazoo, vediamo che il suono non esce. Però se giriamo la voce, il suono ricomincia a uscire. Quindi questo è come una specie di riprova. Mentre se io facessi forte, il suono tende a non uscire perché vado troppo di petto. Quindi ricordatevi che si scrive kazoo, ma si legge kazoo.